Buonasera fratelli e sorelle bianconeri. Sicuro che per noi non è tanto una bella serata, perché siamo passati da un pareggio a una sconfitta. Perfetto, per modo di dire. Allora, la Juve stasera era partita abbastanza bene. Il primo tempo siamo partiti convinti, abbiamo segnato con un bellissimo gol di Douglas Costa. Abbiamo sbloccato il risultato e stavamo in qualche occasione anche. Siamo arrivati vicino anche al secondo gol. Siamo andati negli spogliatoi, siamo ritornati, abbiamo preso il primo gol e dopo 7 minuti abbiamo preso il secondo. E lì la Juve sparita, sparita. Non ho creduto, come le altre volte, che stasera avessimo potuto agguantare il pareggio. Sinceramente, stasera non ci ho creduto. Mi dispiace doverlo ammettere, ma non vedevo una Juve convinta e abbastanza affamata per poter raggiungere il pareggio, almeno, tantomeno una vittoria. È vero che nel secondo tempo c'è stato anche il palo clamoroso che ha preso Dybala su un tiro meraviglioso, tra l'altro, però la sfortuna ha voluto che ci fosse il palo lì. E soprattutto ci hanno dato il rigore sacrosanto con il VAR, una volta tanto che ce l'hanno a favore, purtroppo ancora una volta Dybala ha sbagliato il rigore. Io direi che questo ragazzo forse adesso si è un po' bloccato per l'ansia da prestazione, come si dice, quindi spero che si sblocchi presto. Io direi che all'inizio comunque una squadra già non mi aveva convinto comunque la formazione e spesso quando si sbaglia la formazione è difficile vincere le partite o gestirle al meglio. A volte la Juve ha vinto in passato tantissime partite gestendo benissimo l'1-0. Certo, la Lazio ha fatto la sua ottima partita e ce l'ha messa tutta quando ha fatto il primo gol e ci ha creduto e è arrivata presto al secondo. Siamo stati noi che non abbiamo retto. Che non abbiamo cercato la cattiveria, siamo troppo macchinosi avanti alla porta. Quando facciamo quei pochi contropiedi, non troviamo mai nessuno avanti al giocatore che possa passare la palla velocemente e arrivare a porta. Quindi non ce la fa con i contropiedi a trovare una persona, un attaccante che stia al posto suo. Secondo me, Higuaín per dare il meglio di se stesso deve giocare come a Napoli, cioè lui davanti alla porta e la squadra che gioca per lui e gli porta i palloni. Altrimenti Higuaín non riesce a stare al momento che serve davanti alla porta, non c'è quasi mai, perché si deve recuperare i palloni. Allora, un Mkhitaryan che si è fatto anticipare diverse volte, però almeno sulla fascia ha coperto senza Cuadrado, ha fatto quello che poteva, anche se con Douglas Costa si devono ancora un pochettino capire, però ha fatto dei buoni passaggi, però ecco, altre volte si è fatto anticipare. Barzagli a volte è arrivato in ritardo quando il pallone ci è arrivato davanti alla porta, spesso Chiellini e Barzagli sono arrivati in ritardo. Asamoah non lo commento perché lo sapete che già non mi piace, quindi non riesce con Mandzukic ad avere la stessa una copertura, una funzione, un'intesa, non si capiscono. Mandzukic corre a tutto campo, però Asamoah non arriva a coprire la fascia come fa un Alexandro. E dall'altra parte poi mancava Cuadrado, però diciamo che la velocità di Douglas Costa e fortunatamente ha fatto anche il gol, perlomeno eravamo partiti bene. Douglas Costa a me piace abbastanza, anche se reputo giusta poi la sostituzione che è stata fatta. Matuidi, Khedira, benvenuto a Khedira, anzi bentornato. Matuidi, Bentancur, la loro piccola parte l'hanno fatta, però non hanno proprio, diciamo, fatto muro. Ecco, loro quando la Lazio quando ha fatto i contropiedi ci siamo ritrovati con 2 minuti davanti alla porta. Dybala entrato poi ha fatto entrare mezz'ora dalla fine. Io non l'ho capita questa mossa stasera. Secondo me con una Lazio doveva esserci la formazione migliore stasera e invece ci abbiamo messo un po' quello che capitava. Higuaín, ripeto, deve stare secondo me fisso davanti alla porta. Poi le sostituzioni, sì, è entrato Bernardeschi, mi è piaciuto, comunque diciamo questo ragazzo dà sempre molta velocità, insiste, ci crede, mi piace come giocatore. Dybala ha fatto quello che poteva, però poi ha preso il palo alla fine del secondo tempo, ha sbagliato il rigore,
Il rigore c'era, la sacrosanto, ma purtroppo l'ha sbagliato, quindi non vorrei che adesso ci avesse il blocco, l'ansia, la prestazione perché ha sbagliato due rigori. Però ragazzi, che vi devo dire, Sturaro, l'ultimo, proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso che mi fa entrare Sturaro. Io personalmente non sono allenatore, però persa per persa metto un quadrato magari che spinge e provo a vincere la partita o comunque a pareggiarla, più che mettere un altro terzino. Avrei cambiato magari un 3-4-3, non lo so, comunque non avrei sicuramente messo Sturaro. Vabbè, al di là di questo, ragazzi, contro una certa fortuna che un pochettino hanno avuto stasera i laziali, purtroppo contro il lato B non ci si va. È andata così, dobbiamo sicuramente migliorare, crederci di più, speriamo che le prossime volte vada meglio, non dobbiamo guardare quello che fanno gli altri, dobbiamo guardare i nostri difetti, i nostri problemi. Vi ricordo che 2 anni fa abbiamo dato un girone di vantaggio e poi abbiamo vinto lo stesso il campionato Coppa Italia, quindi diciamo che non c'è da disperare, da stare comunque vicino a questa squadra e sorreggerla. Sicuramente però dobbiamo migliorare e crederci molto di più. Con questo vi auguro una buona serata da Emanuela, Juve nel mio sangue bianconero, ci vediamo la prossima volta. Buona serata, ciao a tutti e grazie.